Allora, buongiorno a tutti. Benvenuti alla lezione che io di solito chiamo Tutto quello che avreste voluto sapere sul web e non avete mai osato chiedere. Ovvero una panoramica generale su quella che è l'architettura di riferimento del web, che per alcuni di voi potrebbe essere magari scontata, per altri magari un po' meno. L'idea è di avere tutti, indipendentemente dal corso di appartenenza, un'idea anche approssimativa di come funziona il web. Inizieremo a parlare delle caratteristiche essenziali. In origine, quando sono stati proposti i primi standard relativi al web, quindi HTTP, HTML, c'erano poche tecnologie disponibili e pochi prodotti. Man mano diversi prodotti e tecnologie si sono sviluppati, succeduti, alcuni sono terminati definitivamente, ma l'idea è che comunque molto si è evoluto e quindi il web moderno è molto diverso da quello che era all'inizio. Tuttavia, gli elementi fondamentali sono sempre quelli, sostanzialmente quello che è il protocollo HTTP. Qual è la caratteristica di base di un'applicazione o comunque del sistema web in generale? È una architettura a livelli in cui abbiamo da un lato quello che ci permette di fruire il web, quindi normalmente il browser o eventualmente un altro client. Abbiamo sotto di questo una infrastruttura, chiamiamola così, le tubature che portano i bit dai produttori ai consumatori. Le informazioni normalmente sono memorizzate in quelli che sono i server web, che possono utilizzare degli application server per eseguire delle operazioni più complicate. I server web sostanzialmente permettono di parlare un protocollo standard e di fornire le informazioni secondo formati ben definiti. Gli application server fanno operazioni complicate che possono basarsi su delle basi di dati oppure su servizi offerti da terze parti. Ma l'architettura fondamentale sostanzialmente è quella che è rappresentata dai primi tre livelli, quindi il browser, l'infrastruttura internet e il server web. Quindi abbiamo tre elementi. Il browser, che può essere il browser che avete sul vostro PC, il browser che avete sullo smartphone. In realtà molte applicazioni che avete su smartphone hanno sostanzialmente al loro interno un browser, quindi sono un altro tipo di client. Abbiamo internet, che sta a metà, che è sostanzialmente lo strumento che serve per far colloquiare il client, normalmente il browser, con i server. Quindi storicamente i client sono dei browser web, ma potrebbero anche essere altre cose un po' più complicate. I server sono quelli che forniscono le informazioni e che permettono di accedere ai contenuti desiderati. In realtà molto spesso non abbiamo un server, quindi uno scatolotto con una scheda di rete, un disco e un processore. Spesso abbiamo delle architetture un po' più complicate in cui abbiamo un web server che permette di fornire i contenuti, di fare autenticazione, abbiamo un transaction server, abbiamo un database server o batterie di web server, transaction e web server e database server. Ma ai fini dei nostri ragionamenti possiamo pensare al caso più semplice. Quindi abbiamo un client o
potenzialmente molti, abbiamo il collegamento via internet e abbiamo il server che è quello che sostanzialmente è responsabile di fornire i dati che verranno mostrati sul client. Quindi i componenti fondamentali sono sostanzialmente delle connessioni a internet, e questo viene normalmente attraverso un internet service provider, che può essere quello che vi ha portato la DSL piuttosto che la fibra in casa, o un operatore mobile. Abbiamo i server, che in realtà implementano il server web, ma eventualmente anche i livelli inferiori dell'architettura. Abbiamo una qualche interconnessione che permette di collegare il server tra di loro e successivamente di collegare il server alla rete internet più in generale. Normalmente il collegamento tra i server interni è di un certo tipo, e mentre abbiamo di solito una divisione netta tra la parte interna dei server e l'internet in generale. Quando parliamo di server, spesso mescoliamo due tipi di definizioni. Una definizione logica, o più legata al software, e una definizione fisica. In termini fisici, un server è quello che anche si chiama pezzo di ferro, di un qualcosa che fisicamente esiste, è metallico, in cui troviamo il disco, abbiamo la CPU, abbiamo una scheda con tutti i bus, abbiamo un alimentatore, abbiamo una serie di elementi fisici che permettono di eseguire delle operazioni. All'interno di questo server fisico normalmente viene eseguito anche un server logico, ovvero un software, un programma che ha il compito di rispondere a delle richieste e fornire delle risposte, quindi servire dei clienti con i dati che essi richiedono. Tra i diversi tipi di server che utilizziamo nell'architettura web in generale, quello fondamentale è quello che di solito viene chiamato il server web, che in realtà dovrebbe essere chiamato server HTTP, perché HTTP è il protocollo fondamentale che permette di gestire tutte le operazioni su web. Cosa fa il server web? Allora, sostanzialmente riceve delle richieste per delle risorse. Nel caso più semplice, queste risorse sono memorizzate dentro dei file che stanno sul file system del nostro server. Ma potrebbero anche essere delle risorse che fanno riferimento a un contenuto che non è memorizzato staticamente, ma viene generato a partire da dei dati ben definiti. Se voi andate a vedere, che so, sul vostro portale la situazione degli esami, non è che sul server del Politecnico c'è un file che contiene per ciascuno di voi i dati relativi a tutti gli esami e questo file viene aggiornato ogni volta che cambia qualcosa. No. Normalmente i dati sono memorizzati in un database ed esiste un programma, un'applicazione che legge i dati dal database e vi genera il contenuto. Quindi la risorsa potrebbe non essere un file, ma potrebbe essere sostanzialmente un programma che ha il compito di generare un contenuto. La risorsa potrebbe essere addirittura corrispondente a qualcosa che il server non è in grado di generare, ma deve andare a chiedere a una terza parte.
quando voi andate a fare un pagamento su un sito online, molto spesso il pagamento non viene fatto dal sito stesso, quindi dal server del venditore, ma viene svolto da un ulteriore server che è quello della banca. Quindi è un servizio che viene fornito dalla banca e non direttamente dal server a cui vi siete rivolti. Qualunque sia la corrispondenza, alla fine il server web deve restituire un contenuto in un formato che sia comprensibile al browser o al cliente, o al client in generale. Normalmente questo contenuto consta di un file HTML. Un file HTML è sostanzialmente un file di testo con alcune informazioni che definiscono la struttura dei dati contenuti. Quindi la procedura che viene seguita per ottenere un contenuto su web parte dal client che cerca di ottenere le informazioni relative a un certo URL. URL sta per Uniform Resource Locator. http://softeng.polito.it/courses/viq. Quello è un URL. La richiesta viene inviata attraverso internet al server. Il server osserva la richiesta, sa che a quell'URL corrisponde una precisa pagina, recupera i contenuti sul disco e manda indietro la risposta. Sia la richiesta che la risposta devono essere strutturati in un certo modo, secondo un dato protocollo. Come quando voi fate una richiesta a qualche ufficio pubblico, dovete andare a compilare un form in cui mettete alcuni dati, nome, il cognome, il codice fiscale, altre informazioni utili per la richiesta, così il protocollo HTTP richiede di andare a specificare alcune informazioni. La risposta, a sua volta, sarà formattata secondo quanto prescritto dal protocollo. Quindi il protocollo sostanzialmente mi descrive come devono essere costruite le richieste e le risposte fatte al server e restituite dal server. Il client riceve la risposta, quindi è in grado di decodificare questa risposta e all'interno di questa risposta troverà il contenuto della pagina che poi dovrà andare a visualizzare. Normalmente i contenuti sono in formato HTML, ma potrebbero essere delle immagini. Ovviamente la risposta deve dire: il contenuto che ti sto mandando indietro è un file HTML, un file GIF, un file JPEG, è un file video, in modo che il cliente, il browser di solito, sia in grado di prendere questo contenuto e visualizzarlo in maniera opportuna. Come viene inviata la richiesta e la risposta? In realtà, richiesta e risposta viaggiano utilizzando i canali standard di internet, ovvero dei protocolli di livello più basso che si chiamano TCP e IP. Di cui non diremo assolutamente nulla. Immaginate che il protocollo TCP/IP sia come, che so,
la rete telefonica attraverso cui mandate un fax. Voi inserite un numero di telefono, mettete il modulo con la richiesta dentro il fax e poi tramite qualche magia dall'altra parte arriva copia del modulo. Quindi è fondamentale, perché senza quello non funzionerebbe nulla, ma noi non entriamo nel dettaglio. Noi iniziamo a ragionare in termini di cosa è scritto su quel modulo, ovvero come sono formate le richieste HTTP, e poi come possiamo andare a costruire i contenuti, quindi in termini di pagine HTML. Iniziamo dal punto di partenza, che è l'URL. L'URL è costituito da diversi elementi. Un'URL molto semplice come questa ha tre parti fondamentali. La prima è quello che si chiama schema, protocollo, è quel HTTP. HTTP dice appunto al browser: per recuperare questa richiesta devi utilizzare il protocollo HTTP. Buona parte delle richieste che facciamo attraverso un browser usa quel protocollo. Ovviamente ce ne sono altri. Ad esempio c'è un protocollo che si chiama HTTPS, dove S sta per secure, che sostanzialmente è identico al protocollo HTTP, con l'unica differenza che le richieste e le risposte sono crittografate. Esiste il protocollo FTP, esistevano anche altri protocolli più o meno diffusi che al momento non sono più in uso. La seconda parte dell'URL è quel softeng.polito.it, che sostanzialmente è l'host, ovvero è il nome del server a cui fare la richiesta. Quindi sostanzialmente il browser deve innanzitutto capire come andare a fare la richiesta, e questo gli è dato dallo schema. Deve sapere a chi inviare questa richiesta, e quindi quel softeng.polito.it gli dice a chi inviarlo. E poi c'è la terza parte, che si chiama path, che invece identifica all'interno del server una specifica risorsa. La pagina del corso. Quindi noi scriviamo l'URL e diciamo al browser di recuperarla. Il browser deve capire a quale indirizzo IP corrisponde quel nome, softeng.polito.it. Perché abbiamo detto che le tubature che stanno sotto usano il protocollo TCP/IP, e quindi io devo utilizzare degli indirizzi che siano comprensibili da quel protocollo. Per fare questo sfrutta un servizio diffuso su internet che si chiama DNS, Domain Name Service, che permette di tradurre quel nome in un indirizzo. Gli indirizzi TCP/IP, almeno nella versione attuale, sono formati da quattro numerini. Sono 4 byte, quindi possono contenere dei valori che vanno da 0 fino a 255. Nel caso di softeng.polito.it, l'indirizzo è 130.192.5.173. Come potete immaginare, il numero di indirizzi IP disponibili è limitato. Sostanzialmente circa 2 alla 32.
qualche miliardo. I dispositivi che hanno la connessione alla rete sono ben più di qualche miliardo. Quindi non tutti i dispositivi che sono collegati a internet hanno un indirizzo pubblico. Quelli che noi vogliamo poter utilizzare come server devono avere un indirizzo pubblico, per cui ad essi è associato questo unico indirizzo. Lentamente si sta diffondendo una nuova versione di IP, che è il protocollo di base, che si chiama IPv6, in cui gli indirizzi, invece di essere forniti su 4 byte, sono definiti su 6. E quindi sostanzialmente aumentano significativamente il numero di indirizzi possibili. A questo punto, una volta trovato l'indirizzo, il nostro server può mandare una richiesta, quindi sostanzialmente costruisce la richiesta, compila il nostro modulo, lo manda al server. Dentro la richiesta ci sarà ovviamente la parte relativa al path, quindi /vq/index.html, che è quella che interessa al server, perché è quella che identifica all'interno del server una particolare risorsa. Il server cosa fa? Riceverà la risposta, andrà a vedere a cosa corrisponde, recupererà la risorsa in un modo o nell'altro, ad esempio andando a scoprire che la risorsa corrisponde a un certo file con un certo percorso, recupera il contenuto del file e prende il contenuto del file, lo formatta opportunamente, quindi con l'analogia del fax, compila un form e allega a questo form il contenuto del file e lo spedisce indietro. A quel punto il browser riceve la richiesta e, se è un contenuto che lui sa visualizzare, lo visualizza. Se si tratta dell'HTML, il browser sa come visualizzarlo perché ci sono una serie di regole per visualizzare il contenuto di un file HTML. Come avviene questa richiesta? Beh, possiamo anche provare a simularla noi a mano. Partiamo dalla nostra richiesta http://softeng.it/courses/vic, eccetera. Prima operazione, andare a recuperare l'indirizzo del server. Lo possiamo fare con un comando che si chiama ns lookup softeng.it. La risposta ci dice sostanzialmente che l'indirizzo è 130.192.5.173. Se avessimo cercato invece di softeng.polito.it www.polito.it, l'indirizzo sarebbe stato 130.192.181.193. E ogni server ha un indirizzo IP. A questo punto noi cosa dobbiamo fare? Collegarci a quel server. I collegamenti vengono fatti con il protocollo IP. Il protocollo IP ha bisogno di due informazioni, l'indirizzo e una porta. Tutte le comunicazioni con il protocollo HTTP avvengono su una porta che è predefinita, ed è la porta 80. Poi lo scambio sostanzialmente è uno scambio testuale, quindi io posso fare, ad esempio, utilizzando il programma Telnet,
130, 192, 5, 173, e specificando la porta 80, un collegamento. A questo punto io sono collegato al server che aspetta una mia richiesta secondo il protocollo HTTP. La richiesta più semplice che io posso fare col protocollo HTTP è una richiesta di tipo GET seguita da quello che è il path definito nell'URL, quindi slash courses slash vq slash posso mettere ancora index.html. Oltre a questo devo andare a dire che questa richiesta è stata fatta con il protocollo HTTP 1.0. Scusate, ho avuto il server che si è stancato di aspettare e quindi mi ha chiuso la connessione. Quindi ripeto, la connessione, incollo la richiesta e quello che vediamo qua è la risposta del server, che è stata immediata, per cui se io scorro verso l'alto, questo è tutto codice HTML che mi ha mandato il server. Allora, se andiamo a vedere qua, vedete che io qui ho fatto la richiesta, ho dato un invio, in realtà due, perché il server aspetta una riga vuota prima di interpretare il contenuto, e lui mi ha risposto. Mi ha detto HTTP 1.1, quindi mi ha detto io ti rispondo col protocollo HTTP versione 1.1, è seguito da 200 e poi OK. 200 è un codice di risposta, che significa va tutto bene. OK è la versione human readable di quel codice. Se avessimo richiesto una risorsa inesistente, il server ci avrebbe risposto con HTTP 1.1 400 404. La risorsa non esiste. Dopo questa risposta fondamentale, che è lo stato, mi dice ti rispondo, è andato tutto bene. Il server ci dà alcune informazioni, ad esempio ci dice la data, il server, quindi è il server è inteso in senso logico, quindi qual è il programma che ha risposto, è un Apache versione 2.2.22 che gira su Ubuntu e mi dice un paio di altre informazioni, tra cui questa è quella fondamentale, mi dice che il contenuto della risposta è di tipo text para HTML, ovvero quanto segue è un contenuto HTML e quindi il browser dovrà trattare quanto segue come un file HTML. Segue il contenuto HTML. Quindi il browser cosa fa? Esattamente quello che abbiamo fatto noi. Chiede al DNS qual è l'indirizzo corrispondente a softtemple.it. Ottiene l'indirizzo, lo usa per fare una richiesta e la richiesta sostanzialmente è analoga a quella che vediamo qua. E quella che abbiamo fatto noi è una richiesta minimale, molto spesso i browser aggiungono altre informazioni, ad esempio gli dicono il tipo di browser che fa la richiesta, l'ora in cui lo fa, il tipo di formati che è in grado di accettare,
il server riceve la risposta, recupera il file, perché in questo caso si tratta di un file, e risponde. La risposta inizia sempre con una riga di stato. Nel nostro caso lo stato è ok, ho trovato la risorsa. Poi ci sono alcune informazioni in più e infine tutto il contenuto da qui in giù. Tutto il contenuto è quello che sostanzialmente il browser deve andare a visualizzare al suo interno. Se avessimo fatto una richiesta del tipo get slash non esiste, il contenuto e la risposta sarebbe di questo tipo: HTTP 1.1.404 not found. Un po' di informazioni e poi mi dà il contenuto di nuovo in formato HTML e mi dice la request di URL non esiste, was not found on this server. Alcuni browser prendono questo HTML e ve lo fanno vedere, altri invece a fronte di una risposta 404 vi fanno vedere un messaggio standard che dice che la risorsa non esiste. Tutto il web, qualunque cosa voi facciate, dalla semplice pagina HTML a Twitter a Facebook, tutto si basa su questo protocollo. GET, oppure esiste un altro tipo di richiesta che si chiama POST, e le risposte del server, che se va bene sono 200, se va male sono 404. Okay? Questo è il 90% degli scambi di informazioni che avvengono sul web. Ovviamente esistono un sacco di altre varianti, ma sostanzialmente l'idea di base è questa. Quindi, il nostro protocollo prevede una richiesta, normalmente GET, e una risposta. Il protocollo HTTP ci dice sostanzialmente come noi possiamo andare a formattare quella richiesta, quindi che tipo di comando possiamo dare, GET, POST, PROP, PUT, eccetera, come il server deve rispondere, e lì è finito il protocollo. Molto molto semplice. Come il server debba interpretare quella richiesta, in realtà il protocollo non lo dice. A seconda del server che utilizzate, quella richiesta può essere gestita in maniera diversa. Nel caso più semplice, quella parte di richiesta corrisponde a un percorso all'interno del file system e a un file. Ma potrebbe essere qualunque cosa. Okay? Sta al programma web server decidere come interpretare quelle richieste. In ogni caso, lo scambio di informazioni tra browser e server rispetta questo protocollo. Quindi, un aspetto fondamentale del successo del protocollo HTTP sta proprio nella sua semplicità. Come facciamo ad andare a valutare le prestazioni di un server web? Allora, ci sono diversi aspetti che possono essere valutati. Uno è rappresentato dalla latenza, che è sostanzialmente il tempo necessario perché un browser, dopo aver fatto la richiesta, riceva una risposta di lunghezza 0.
Ovviamente, se la lunghezza della risposta, ovvero il file HTML, è molto grande, ci impiega più tempo. Quindi la latenza di solito viene misurata su un file vuoto. Quindi se andiamo a vedere le risposte di prima, sostanzialmente abbiamo il 200 ok, seguito dai due o tre campi standard, seguito da nulla. Quindi la risposta termina lì. Quindi sostanzialmente mi rappresenta la velocità del server nel rispondere. Ovviamente la velocità, la latenza è legata più che altro alla velocità della rete, perché per il server rispondere a una richiesta sostanzialmente che richiede di trasferire nessun dato è relativamente veloce. Quindi buona parte della latenza di solito è rappresentata dai ritardi introdotti dalla rete di comunicazione. Un altro tipo di misura è quello che si chiama throughput o banda. La banda è sostanzialmente la quantità di dati misurati in byte che il nostro browser è in grado di ricevere ogni secondo. Immaginando di fare una richiesta per un file di dimensioni pressoché, o almeno idealmente, infinite. Quindi noi facciamo la richiesta e il browser ci risponde con quel 200 ok e poi inizia a sputare righe dopo righe senza mai fermarsi. Io vado a contare quanti byte ricevo, quanti caratteri se volete, quanti caratteri per unità di tempo. Normalmente le unità di misura sono in megabyte al secondo, ovvero milioni di byte per secondo. Questa misura dipende ovviamente pesantemente dalla rete e anche dalla capacità del server di andare a fornire dei dati uno dopo l'altro. La prima, la latenza, è la velocità nel rispondere, la seconda è la velocità nel fornire i dati successivamente. Esiste un altro tipo di misura che è il numero di richieste al secondo. In generale, se noi abbiamo un web server con dei dati sopra, il nostro web server sarà utilizzato da più client. Se noi mettiamo in piedi un web server e abbiamo un unico utente, probabilmente facciamo prima mandargli un file di testo via mail. Quindi ragionevolmente abbiamo molti client, molti browser che si collegano. Quante richieste è in grado di servire il nostro server per unità di tempo? Ovviamente il nostro server non potrà andare a servire un numero infinito contemporaneamente di richieste. Ci sarà un certo numero di richieste che richiederanno un certo numero di tempo per essere evase, quindi posso andare a misurare quante richieste vengono esaudite per unità di tempo. E l'unità di misura di solito è il numero di richieste per secondo. Numero di richieste per secondo è una misura di tipo? Nominale, ordinale, intervallo, ratio o assoluto? Avete una possibilità su 5 di azzeccarlo. Nessuna opinione?
La domanda che, da cui possiamo iniziare per capire il tipo di misura è: esiste uno zero ben definito? Beh, sì, il nostro server potrebbe essere morto e fornire zero risposte al secondo. Questo ci indica che quella misura è una misura di tipo ratio. Le due misure, ed è una misura derivata, è calcolata a partire da due misure fondamentali. Le due misure fondamentali sono il numero di richieste e il tempo. Il numero di richieste di per sé è una misura di tipo assoluto. Conto quanti eventi risposta vengono conclusi in un certo intervallo di tempo. La misura di tempo ovviamente è una misura di tipo ratio. Okay? Il tempo può essere nullo e ha senso andare a dire che un certo intervallo di tempo è il doppio di un altro. Alla fin fine, da un punto di vista di utente, quello che mi interessa è il tempo di ritardo, ovvero quanto tempo passa tra aver fatto la richiesta e aver ottenuto tutta la risposta. Questo tempo è uguale alla latenza, ovvero il tempo che impiega il server a rispondere, più il tempo necessario a trasferire tutto il contenuto del file HTML, che è dato dalla dimensione del file HTML diviso il throughput. Ricordate che il throughput è quanti byte trasferisco per unità di tempo. Esempio, immaginiamo di avere una latenza di 0,1 secondi, 100 millisecondi, di avere un file HTML da 100 kilobyte. Vuol dire 100.000 caratteri. Sono tanti, eh? Se andate a prendere la home page di un qualunque giornale online è molto più grande, perché nei file HTML ci sono tantissime cose e i contenuti sono poco ottimizzati per l'utente, ma molto ottimizzati per chi fa pubblicità. Quindi ci sono un sacco di dettagli dentro i file HTML a cui voi potreste tranquillamente rinunciare, che invece sono fondamentali per andare a tracciare che cosa fate e andare a darvi la pubblicità più adatta alle vostre esigenze. Se immaginiamo un throughput di 800 kilobytes al secondo, voi avete idea di quanto mediamente riuscite a scaricare con le vostre ADSL? Mega se inizia ad avere già una buona fibra. Se è una DSL, normalmente, considerando traffico eccetera, 800 veramente da leccarsi i baffi. Se state scaricando un film ovviamente legale a 400k va benissimo, ok? 800 probabilmente se lo fate nel cuore della notte quando non c'è nessun altro che consuma banda. E quindi 800k è una velocità elevata. Se io adesso qua mi collego a Softang, quindi utilizzando la rete interna del Poly, probabilmente vado a, dipende dal traffico, dipende, adesso sto usando il wifi quindi potrebbe essere più lento,
da 2 a 5 megabit al secondo, megabyte al secondo. E stiamo parlando della rete interna del Politecnico, quindi senza nessun passaggio intermedio. Quindi per ottenere la nostra pagina, la home page di qualche giornale, a 800 kilobytes al secondo, ho bisogno di circa 200 millisecondi. Perfettamente accettabile. Okay? 200 millisecondi, non ci rendiamo conto del tempo. Ovviamente questo è il tempo necessario al browser per fare la richiesta, ottenere tutta la risposta. Poi c'è un tempo aggiuntivo per il browser che deve andare a prendere il contenuto e visualizzarlo. Per cui se avete un PC abbastanza veloce, la visualizzazione è di nuovo quasi immediata. Se avete un PC più vecchio, la visualizzazione può richiedere più tempo. Altro dettaglio, in quei 100K è contenuto solo l'HTML. La pagina, la home page media di un giornale online contiene un sacco di figure. Quindi, per poter visualizzare la vostra pagina, è necessario scaricare l'HTML, che è il contenuto principale, banalmente il testo, più tutte le immagini. Per cui facilmente a questo tempo si aggiunge tutto il tempo di scaricamento degli altri contenuti, quindi andiamo nell'ordine di qualche secondo. Quello che avviene sostanzialmente è questo. C'è un tempo T0 in cui io ho finito di scrivere la mia URL, premo il tasto invio. Da T0 a T1 cosa fa? Il browser analizza l'URL, lo spacchetta, fa la richiesta al DNS, ammesso che non avesse già fatta una e quindi si ricordasse l'indirizzo. La richiesta al DNS non è un'operazione a costo zero, c'è una comunicazione col server e quindi porta via del tempo. A quel punto, una volta che c'è l'indirizzo, costruisce la risposta, scusate, costruisce la richiesta e la manda. La manda attraverso la rete al web server. Vedete che questa linea è inclinata perché da T1 a T2 sostanzialmente è il tempo di trasmissione. La richiesta viene ricevuta dal server che la elabora in qualche modo e fa la richiesta al disco, il quale gira e restituisce i dati. I dati devono essere elaborati dal server nel da T6 a T7. Normalmente questo intervallo T2, T3 e T6, T7 sono molto ridotti. Okay? L'elaborazione della richiesta e la costruzione della risposta sono veramente veloci. Quello che può richiedere del tempo è l'accesso a disco. Successivamente il server invia la risposta. La risposta normalmente richiede più tempo perché il tempo da T7 a T8 comprende la risposta immediata ma anche la trasmissione di tutto il contenuto. Quindi quei 100 kilobyte diviso gli 800k al secondo. Poi dal T8 al T9, quindi quest'ultimo pezzo, è il tempo necessario al browser per interpretare la risposta e visualizzarla.
vi viene mostrata la pagina con i suoi contenuti. Io qui sto immaginando che la pagina sia puramente testuale, perché sennò ci sarebbe il caricamento di tutti i contenuti grafici. A quel punto, da T9 a T'0, 0, l'utente, l'essere umano, percepisce, elabora e decide cosa fare. E quindi premerà un altro tasto. A quel punto riparte tutto. Quindi abbiamo un tempo totale di risposta da T0 a T9, abbiamo un tempo di trasferimento che è da T1 a T2 e poi da T7 a T8, e poi abbiamo un tempo di risposta del server che è quello che va da T2 fino a T7. Abbiamo poi un tempo di pensiero dell'utente prima di iniziare con il ciclo successivo di richieste. Quali sono gli elementi coinvolti? Noi abbiamo focalizzato la nostra attenzione sul colloquio tra il browser e il web server. Okay? In realtà abbiamo un'altra serie di elementi, prima e dopo. In particolare, dal lato client, cioè quello che vediamo noi, ci siamo noi, gli utenti, degli strumenti di input e di output, quindi mouse, tastiera, touch, kinetic, eccetera, lo schermo, ma potrebbe essere anche l'audio, e poi abbiamo il nostro browser. Un browser qualunque. Lì ci sono un po' di icone. Internet Explorer, Firefox, Safari, Netscape, Chrome, Mosaic, Opera. Gli altri onestamente non li riconosco. Mosaic, che è quello, il browser che ha questo simbolo con il globo, con le due baffi che escono fuori, è stato il primo browser in assoluto. Da cui hanno avuto origine in realtà tutti i browser, perché il codice di Mosaic era libero, e quindi quello è stato il codice di partenza dal quale sono partiti tutti per andare a costruire i propri browser, da Internet Explorer a Firefox, a Chrome o a Safari. Quando ho iniziato io il Poli c'era Mosaic, gli altri non esistevano ancora. Non sono così vecchio. Che cosa contiene il browser? Qualunque di quelli contiene sostanzialmente un modulo che possiamo chiamare Layout Engine, poi ovviamente ogni browser lo chiamerà a modo suo, che ha lo scopo di prendere i contenuti che arrivano dal server e visualizzarli. Per cui Layout Engine sarà in grado di leggere dei contenuti HTML piuttosto che delle immagini e mostrarle sulla finestra del browser. Alcuni Layout Engine sono standard, sono modulari e quindi sono utilizzati in più browser, ad esempio WebKit è uno di quelli più famosi.
vengono riutilizzati perché in realtà quel task di andare a prendere l'HTML e visualizzarlo è sempre quello. Deve corrispondere a uno standard, perché anche il file, anche l'HTML è definito da uno standard, e a un certo contenuto dovrebbe corrispondere una certa visualizzazione, una certa rappresentazione visiva. Dal lato server cosa succede? Il nostro server, anche qui inteso in senso logico, può essere costituito da diversi tipi di programmi. Diciamo che potrebbe essere Apache piuttosto che Internet Information Server. Qualunque sia il software che viene utilizzato per realizzare il nostro web server, la comunicazione che avviene qui tra il browser e il server è standardizzata secondo il protocollo HTTP, quindi esattamente quello che abbiamo visto prima. Il web server poi avrà delle sue regole interne per andare ad associare una certa risorsa a un file HTML piuttosto che a un'immagine. Quali sono i server più diffusi? A fine 2016, sostanzialmente il 50% dei server di siti attivi era costituito da Apache. Apache è un server, è un programma open source che è portabile su diverse piattaforme ed è quello che viene utilizzato in maniera più estesa su diversi sistemi operativi. Quindi il 50% delle pagine che voi ricevete probabilmente arriva da un server di tipo Apache. Qualche anno fa, diciamo che fino al 2008-2009, Apache era in forte competizione con quella linea rossa che corrisponde a Microsoft. In realtà il server di Microsoft si chiama IIS, Internet Information Server, che da allora ha avuto un calo notevole e ora serve sostanzialmente qualcosa intorno a un 10% dei siti. In fondo vedete quella linea gialla che rappresenta un server della Sun. La Sun Microsystem era l'azienda in cui è stato inventato Java. All'epoca la Sun produceva un server scritto in Java che aveva una certa diffusione, dopodiché è praticamente morto. La Sun non esiste più da qualche anno. Altro server abbastanza utilizzato, che ha avuto una crescita significativa ultimamente, è questo che vediamo in verde, che è Nginx, che è un server che dovrebbe avere prestazioni più elevate di Apache, più semplice, quindi ha meno caratteristiche di Apache, ma viene utilizzato e il suo utilizzo è evidentemente in crescita. Comunque, oggi, normalmente, i server sono Apache, Nginx, questo viola che vuol dire altri, per cui esistono tanti altri server che possono essere utilizzati, ma complessivamente rappresentano una quota di mercato abbastanza ridotta. Questa che vediamo è sostanzialmente l'architettura web vent'anni fa, 1995-96. Ovviamente non esistevano tutti quei browser, esisteva Netscape,
non esistevano tutti quei server, ne esistevano uno o due. Ma questa è l'architettura del web 20 anni fa. Restano ancora 20 anni di evoluzione tecnologica a partire da questo per capire cos'è il web oggi. Vi lascio meditare sul tempo che passa nei prossimi 10 minuti di pausa.